Buonasera a tutti carissimi amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento serale. Come vi avevo anticipato in questi giorni, stasera parliamo appunto dell'Associazione Americana di Pediatria, che ha dichiarato espressamente l'ideologia di genere un abuso infantile. Parliamo di questo con il professore Giuseppe Noia, benvenuto. Buonasera. Buonasera professore, grazie di essere questa sera con noi. Grazie a voi. Ecco, come dicevamo, l'Associazione Americana di Pediatria ha detto espressamente che l'ideologia di genere è un abuso infantile, infatti ha anche esortato, diciamo, gli educatori, i legislatori a respingere tutte quelle politiche che invece condizionano i bambini ad accettare questa ideologia come se fosse una cosa normale. Noi sappiamo che appunto la sessualità umana ha un tratto biologico, quindi è dimostrato da XY e XX. Questi tratti biologici, diciamo, non evidenziano nessun disturbo, perché secondo l'ideologia di genere si dice che i sessi sono vari. Non ho sentito bene, si dice che? Secondo l'ideologia di genere si dice che i sessi invece, i tratti biologici sono di più, sono vari. Beh, direi questo è un'affermazione ovviamente non scientifica, perché la sessualità umana proprio si dice che è un tratto biologico binario oggettivo, XY sono dei marcatori genetici, non sono marcatori di disturbo, no? E la norma del progetto umano è proprio questo concepimento come maschio e come femmina. Ovviamente perché questo avviene? Ma mi sembra che sotto gli occhi di tutti, no? Cioè che il proposito è quello della riproduzione e della perpetuazione della specie umana. Si dice appunto che Tommaso d'Aquino, grande filosofo, San Tommaso d'Aquino, quando iniziava le sue lezioni diceva: questa è una mela, e portava una mela, no? Chi non è d'accordo può andare via. Cioè, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che oggi, se parliamo di un dato oggettivo che è vero, è un po', diciamo, attuiamo quello che diceva molti decenni fa Orwell, che parlava di un tempo dell'inganno universale. Dire la verità, in questo caso una verità scientifica, diventa un atto di coraggio rivoluzionario. Quindi io direi che questa affermazione che esistono vari diversità di sessi in relazione ai tipi di genere è una risposta ambigua e confusa, che confonde un dato biologico con un dato sociologico. Infatti nessuno nasce con un genere, ma tutti nascono con un sesso biologico. Allora quello che ci chiediamo oggi è perché ci sono dei disturbi legati al sesso in questo, diciamo, ambito della nostra società. Ma diciamo subito che nella valutazione del sesso esistono tre momenti biologici importanti. Il momento in cui i due gameti, cioè l'ovulo e lo spermatozoo, si incontrano, si determina il sesso genetico. Poi c'è un sesso gonadico, cioè si strutturano le strutture che portano nell'uomo a formare i testicoli e nella donna le ovaie. Con la produzione di ormoni, questo avviene soprattutto dopo la settima settimana, c'è il sesso fenotipico, cioè quello che va a sessualizzare appunto il cervello del feto. Quindi questi tre momenti, sesso genetico, sesso gonadico e sesso fenotipico, sono tutti e tre interdipendenti. Allora, mentre i primi due sono geneticamente già predeterminati, nel terzo c'è una valenza in cui l'espressione fenotipica dei genitali esterni può avere delle piccole modifiche legate a fattori ambientali, e questo si sa, sono situazioni in cui appunto noi abbiamo delle alterazioni che sono però condizioni che respingono un concetto di totalizzazione, diciamo, di quello che il genere vorrebbe farci vedere, la teoria gender. Cioè, noi abbiamo un dato biologico effettivamente forte, evidente, e quando vi sono dei disturbi
Allora sono disturbi legati probabilmente a un fatto che va a implicare la sessualizzazione cerebrale, ma sono una quantità su base congenita molto molto piccola. Infatti, quando un bambino, diciamo biologicamente sano, crede di essere una bambina, oppure quando una bambina crede di essere un bambino, in questo caso diciamo ha qualche problema psicologico? Sì, in effetti il bambino rimane bambino, biologicamente la bambina rimane bambina, ma è chiaro che questi bambini possono soffrire, è collegato ad alcune valenze che possono essere anche congenite, ripeto una piccola parte, di quei disturbi che si chiamano appunto disforia di genere, che prima erano chiamati disturbi di identità di genere, però proprio perché appartengono alla sfera psicologica possono essere ovviamente aiutate, no? Possono essere in qualche modo corrette, e quindi non è che il fatto che uno senta in un certo modo gli può cambiare il sesso biologico, è un elemento di sovrapposizione legata alle lenti, parte congeniti, possono anche essere piccola parte congeniti, ma anche sovrapposizione di ordine culturale nel fatto educativo negli ambienti che possono appunto creare questa situazione. C'è un alto, diciamo, tasso, un alto indice di suicidio tra gli adulti che usano ormoni del sesso opposto e magari si sottopongono a interventi di cambiamento di sesso? Ecco, il discorso che purtroppo nella nostra società è molto diffuso, c'è questa schizofrenia, no? Nell'invocare la scienza quando viene a portare portare acqua al mulino di alcune idee, di credere nella scienza, però quando la scienza parla e parla in situazioni che noi non vogliamo accettare, ecco che invece non si crede più alla scienza. Io direi che dovrebbe avere un atteggiamento verso la scienza un pochettino più, diciamo, più equilibrato, no? Soprattutto per quanto riguarda il discorso del disturbo. Non tutti sanno che il problema della omosessualità è stato sdoganato, diciamo, come non realmente più da considerare come una malattia. Facendo un'indagine nell'Associazione degli Psichiatri Americani, attraverso l'invio per corrispondenza, e hanno risposto del numero totale di psichiatri americani sono il 32%. Questo sdoganamento che è avvenuto appunto soprattutto con un rapporto di 5.816 voti a favore e 3.817 contro, ha sdoganato il concetto dell'omosessualità dal discorso del DSM, che è appunto la classificazione dei disturbi. Ecco, Bieber nel 73 disse: non si può davvero sostenere che la nuova posizione ufficiale riguardo all'omosessualità sia una vittoria della scienza, perché non è ragionevole votare su questioni scientifiche come se si trattasse di mettere ai voti se la Terra sia piatta o rotonda. E quindi questo la dice lunga sul discorso che appunto viene affrontato poi col problema delle problematiche non solo di salute fisica, e mi riservo qui appunto di dare qualche dato sulla problematica della diffusione dell'HIV, che permane abbastanza alta sempre nella popolazione omosessuale, ma per un fatto anatomico di per sé, nel senso che la mucosa rettale non è abituata, anche per la circolazione linfatica, a contenere una serie di virus che invece più facilmente possono essere diffusi. Ma tornando al discorso della tendenza al suicida, no? Sì. È stato visto in un lavoro di Rima Fedi, che ormai è abbastanza datato ma è molto noto in Pediatrics, i fattori di rischio per il suicidio sia in giovani bisessuali anche nella comunità omosessuale, e si è visto che tra gli uomini hanno tentato di togliersi la vita il 28% dei soggetti omosessuali rispetto al 4% dei soggetti eterosessuali, mentre nelle donne c'è una prevalenza del 20% tra le omosessuali contro il 15%.
Il discorso è che questo concetto dell'idea suicidaria, che è molto più frequente, viene in qualche modo silenziato, perché non si vuole connotare questo atteggiamento ad elementi che riguardano la salute fisica, vedi l'infezione di HIV, e psicologica, vedi la tendenza al suicidio, tali da non doverne parlare. Ma questo questo è un modo sbagliato di presentare la realtà scientifica, perché ritorniamo a quello che diceva Orwell, è un inganno universale quello di non dire come stanno i fatti e che queste riviste scientifiche hanno dimostrato, perché dire la verità è un atto di coraggio rivoluzionario e questi autori lo hanno avuto. Per esempio, uno studio che è stato fatto in Danimarca ha riscontrato che il tasso di suicidio è 8 volte superiore rispetto agli eterosessuali e il doppio rispetto ai single. E quindi questo discorso non trae evidenza da una posizione pregiudiziale, ideologica, religiosa oppure di discriminazione, ma va a pescare proprio nell'evidenza di studi epidemiologici, di riviste e di persone di alto livello scientifico. Pensa che in Italia l'ideologia gender abbia già preso piede nelle scuole? Purtroppo questo penso che in qualche modo è avvenuto perché si è partiti da un'idea giusta, quella della non discriminazione verso giovani che possono avere questo atteggiamento, e questo mi pare che la non discriminazione debba assolutamente sussistere, ma poi si è passata dalla non discriminazione a voler sancire come una verità o come una normalità un problema che dalla letteratura scientifica non è normale. Quindi c'è stata una specie di manipolazione culturale per cui si è voluto, nell'intento, ripeto, un po' legato a eliminare i concetti di discriminazione, ma un po' forse anche voluto, perché in fondo c'è un tipo di cultura che è stata lanciata un po' di tempo fa, ed è la cultura che parla di una liberazione, una sorta di liberazione da che cosa? Dal concetto di figlio, e quindi spesso in queste comunità dove l'ideologia gender esprime questo senso di libertà, l'abbiamo visto tutti in Italia, c'è questa possibilità che due persone, due uomini possono avere un figlio, quindi innesca un'altra devastazione sociale, umana e psicologica, che è l'utero in affitto. Questo è uno. Oppure quello di, pur non potendo concepire, di ricorrere alla fecondazione artificiale, ma anche qui i dati del Ministero della Salute di 2 anni fa ci consegnano dei numeri terribili: il 91% degli embrioni che viene trasferito lo perdiamo, il 92% di quelli che vengono scongelati li perdiamo, il 93% di quegli embrioni che vengono sottoposti a diagnosi pre-implant li perdiamo. Allora questa è una cultura non di vita, è una cultura di morte. Senta, le leggo un messaggio che ci è appena arrivato da parte di Maddalena. Maddalena scrive: ho diversi amici che purtroppo hanno cambiato sesso. Il fatto è che o si nasce o si diventa con queste tendenze al sesso diverso. Queste persone sono coscienti di ciò che loro hanno o sentono di diverso dentro di loro. Io non li condanno, perché chi nasce così non è a colpa, e se lo diventano c'è sempre un passato o un'educazione dentro l'ambiente familiare. Che diventi o che nasca, sono persone come noi, molto sensibili, ma se lo si fa per trasgredire una natura che Dio ha donato, allora sì che non le accetto. Cosa ne pensa in merito a questo messaggio? No, è un messaggio equilibrato, è un messaggio che guarda molto all'umanità di queste condizioni, non c'è bisogno di demonizzarlo. Il problema piuttosto è come viene affrontato. Quando si cambia un dato biologico, poi se ne scondono tutte le conseguenze, purtroppo. Il problema è che, ripeto, la demonizzazione, la discriminazione è assolutamente da vietare e da contrapporre. Gli esseri umani hanno una dignità e un rispetto che devono avere, ma il voler però cambiare la realtà biologica, pur in questo cammino di sofferenza, dicendo che in fondo è una normalità, questa è una trasposizione, è un passaggio culturale sbagliato, perché non è la normalità. Ora,
tutto può essere sanato nell'ambito di una comprensione, di un cammino e di un tracciato, nessuno lo dice, ma che questo modo di fare debba essere imposto da una piccola minoranza, debba essere imposto come forma normale, che entri nel vissuto pedagogico, quindi nelle scuole, che entri nel vissuto politico, nei comportamenti e nelle scelte, nella equiparazione di alcuni diritti. Ecco, c'è tutto un modo quasi egemonico di portare questa realtà. Ecco perché secondo me giustamente l'associazione di pediatria la vede come una specie di insulto all'infanzia, perché non viene approcciata nei processi educativi la realtà biologica, oppure il tentativo umano e medico insieme di andare incontro a queste disforie di genere, a queste diversità. Cioè, sicuramente dobbiamo comprenderne che lì dove ci sono delle problematiche anche mediche vanno sanate, vanno comprese, vanno aiutate, ma da lì al passaggio di un cosiddetto orgoglio gender, ecco, questa è una forma sbagliata, perché l'orgoglio gender, da qualsiasi parte venga, è sbagliato l'orgoglio di dire che una condizione biologicamente non reale debba diventare invece una normalità. La scienza, da quello che la letteratura ci dice, questo non lo accetta. Ecco, lei poco fa ha menzionato anche l'utero in affitto. Possiamo considerare l'utero in affitto una forma anche di violenza che la donna stessa fa dentro di sé? Ma mi sembra strano, ripeto, che la gente, come diceva San Tommaso, che dice questa è una mela, la faccio vedere, chi non è d'accordo se ne va. Cioè, come si fa a non capire che quella donna, pur se consenziente a dare il proprio utero, non lo fa sicuramente per motivi di generosità. Questo è stato stabilito ormai da tanti studi. Ci sono delle necessità, purtroppo, di povertà, per cui molte donne è come se prostituissero la propria, è una forma di prostituzione, non di tipo sessuale ma di tipo anatomico, purtroppo. E nella prostituzione c'è sempre uno più forte e uno più debole, uno che paga e uno che viene pagato. Ora, tutto questo, cioè il mercimonio che si fa del corpo, pur in alcune condizioni di carattere di necessità e di povertà, non giustifica la giustificazione sociale di questo, che è una pratica che poi comporta la donna che scrive quel contratto, deve scrivere per contratto che se dopo una diagnosi prenatale il bambino è malformato deve abortire, lo fa per contratto, e quindi sappiamo, al di là di ogni connotazione religiosa, sul piano psicologico, cosa significa separarsi da un punto di vista abortivo per la madre. Poi per contratto deve fare il cesareo e quindi deve limitare la sua futura procreazione, oltre che le stimolazioni ormonali che nell'11-13% portano queste donne a perdere la fertilità. Come si fa a giustificare socialmente come un fatto di diritto e di cosa moralmente giusta l'utero in affitto? C'è una aberrazione, eppure molti pensano che questa è una cosa a cui la gente abbia diritto. Cioè, veramente credo che oggi si possa dire che certe volte il delitto diventa un diritto. Intanto io saluto qualche amico che si è appena collegato, saluto il giornalista Carlo Climati che scrive grande professore Pino Noia, ciao Rita, e poi abbiamo altri messaggi che stanno scrivendo, il gender è un piano diabolico del maligno, questo scritto da Mary. Ecco, un'altra domanda che le faccio è questa, i bambini che una volta diventati grandi sanno di essere nati da un utero in affitto, secondo lei sono degli adulti poi traumatizzati, degli adulti disturbati? Allora, guarda, quello che mi stai chiedendo è una domanda molto opportuna. Perché molto opportuna? Perché sembra che quando si dicono delle cose uno le debba dire per fare una specie di deterrenza psicologica o di fare, non so, qualcosa di brutto proprio per rendere negativo il giudizio. Il problema è che scientificamente il giudizio si deve fare sulle evidenze, e le evidenze non sono né bianche né nere, sono evidenze, cioè la verità, appunto, bisogna dirla così com'è. Allora, io mi sono molto interessato al rapporto madre-bambino nella gravidanza fisiologica e ho dimostrato che la donna,
di gravidanza fisiologica sente, fa un'autodiagnosi di bambino di presenza nel 100% dei casi. Se sono uno o due in 35 casi, le donne mi hanno detto pure che erano due bambini invece che uno, ci hanno fatto diagnosi di gemellarità senza bisogno di ecografia. Nell'88% sentono se maschio o femmina, cioè c'è tutto un rapporto simbiotico fortissimo tra il figlio e la madre. Ora, quando questo bambino verrà strappato da quello che è stato la sua casa per 9 mesi, ma quale persona, anche non medico, non riesce a capire che avrà una serie di problematiche relazionali con la madre cosiddetta sociale? Cioè, oppure anzi col padre, perché ovviamente molto spesso possono essere anche una coppia di due uomini, come si fa a non capire che queste radici, al di là dell'amore che uno gli può dare, perché non è che uno dice che una coppia omosessuale non può dare amore, no, danno amore probabilmente come vivono e come sentono, ma il problema è loro danno, ma il bambino cosa riceve? Cioè noi vediamo sempre un'angolazione di queste valutazioni, sempre incentrato sul diritto ad avere un figlio, ma il bambino che nasce non ha un diritto come gli altri in pari opportunità ad avere un futuro giusto, umanamente, naturalmente, affettivamente, no, questo gli viene tolto. Quindi parliamo tanto di diritti, ma le persone, le figure che più soffrono i diritti sono le figure più deboli. L'utero in affitto sancisce una dittatura del più forte sul più debole, del più ricco sul più povero. Certo, qui andiamo a toccare sempre il solito argomento, no? Che i bambini per crescere bene hanno bisogno della figura materna e della figura paterna, invece c'è chi dice che basta dare amore a questi bambini che possono crescere bene, anche senza una delle due figure. Ma questo è un'altra, diciamo, un'altra cosa che un po' mi fa sorridere, ma non, io ho molto rispetto per tutti, però il dire che noi si porta avanti questa cosa importante che tutta la psicologia dell'età evolutiva ha ormai sancito, sembra che venga detto perché l'amore può supplire alla diversità delle figure maschile e femminile. L'amore può supplire, ma quando ci sono delle condizioni biologiche di radici che fanno sì che il bambino nella sua crescita psicologica possa confrontarsi tra ciò che è maschio e ciò che è femmina, cioè il progetto binario da miliardi di anni. Quindi quando noi gli togliamo questa possibilità è come se lo mutiliamo di una libertà. Lui non ha più la libertà di confrontarsi col maschile e femminile sul piano appunto dell'affettività e del vivere in famiglia perché gli viene tolto. Ma questa non è una violenza? Esatto, sono perfettamente d'accordo con lei. Ecco, ci è arrivato appena un messaggio. Mary scrive: Rita, io sono una paziente del dottor Noia per intercessione di mamma Natuzza. Bellissimo, professore, una sua paziente. Ah, ecco. Poi leggo un messaggio anche da parte di Maddalena che racconta, diciamo, ciò che le è capitato a lei. Aveva un amico, questa signora, che era sposato con due figli. E a un certo punto si è fatto sbattezzare perché si è innamorato di un uomo e quindi ha lasciato, a quanto ho capito, la moglie con i due figli per sposarsi con quest'uomo. Quindi può succedere anche questo, cioè che una persona concepisce con una donna, si sposa, fa i suoi anni con questa donna e poi si rende conto di essere innamorato di un uomo. Verrebbe spontanea la domanda, ma cosa succede a queste persone? È diciamo, una decisione che viene presa sulla base di un fattore legato al sesso oppure non lo so? Allora, diciamo subito che gli orientamenti tipo attrattivo fra due figure dello stesso sesso possono coesistere spesso con un orientamento verso l'eterosessualità. Sappiamo benissimo che esistono persone che sono etero e omosessuali, questo lo sappiamo. Ma il fatto che esistano, oppure questi fenomeni possono avvenire, noi dobbiamo avere anche una valutazione di giudizio, no, non solo morale, ma anche di prospettiva di quello che nel sociale questo può generare.
se il discorso di maschio e femmino è un progetto binario, quindi non è un disturbo, è chiaro che quello che avviene come scelta individuale non ne facciamo un giudizio morale, ma guardiamo che cosa succede in questa famiglia, quanto male si genera questa trasposizione di tipo affettivo in maniera appunto legata, e questo potrebbe avvenire anche se avvenisse con una donna, cioè quindi il male di quello che è una regola, una volta che uno ha preso un impegno, quindi come maturità di scelta affettiva che viene completamente deviata, sia che avvenga innamorandosi di una persona dello stesso sesso, oppure che avvenga innamorandosi di un'altra persona dopo aver preso un impegno, no? Che butta le basi per dare amore all'altro, avere figli, essere i protagonisti nella società, cioè tutta questa energia viene cambiata, viene offuscata da, diciamo pure, un trasporto che alcune volte sembra un capriccio. Perché dico questo? Non lo voglio dare, minimizzare il sentimento dell'amore, per carità, però io dico che se noi dovessimo prescindere da quello che è la nostra capacità di volontà di gestire la nostra vita affettiva e di trasporto emozionale, ogni volta che noi abbiamo una pulsione, ma che mondo sarebbe? Noi abbiamo, come esseri umani, abbiamo la possibilità di avere una volontà, un giusto equilibrio delle nostre pulsioni. E come, diciamo, i grandi calciatori, i grandi sportivi si allenano per ottenere grandi risultati sul piano del fisico, noi dovremmo essere tutti allenati a ottenere dei grandi risultati sul piano psicologico, spirituale, interiore. Perché l'uomo non è solo una scatola, non è un contenitore materiale, ma è molto, molto di più quello che contiene, qualcosa che gli trascende completamente il corpo. Ora, la visione sociale di oggi vuole tutto ridurre alla corporeità, e purtroppo questa corporeità sta diventando un boomerang, perché proprio nella corporeità, che io ritengo non fisiologica, quindi cosa succede? Che è aumentato l'anorgasmia, è aumentata l'impotenza nell'uomo, è aumentata tutta una serie di valutazioni che prescindono dal rapporto relazionale. Cioè tutto quello che, di cui l'esempio di cui mi ha fatto poco fa esprime una mancanza di relazioni, nonostante che si cerchino in una maniera spasmodica, le relazioni sono assenti. La più grande povertà, dice Pierpaolo Donati, di oggi è la mancanza di relazioni nella verità dell'uomo e della donna. Quindi, diciamo, morale della favola, anche noi italiani siamo d'accordo con ciò che sostiene l'Associazione Americana di Pediatria, ovvero che l'ideologia di genere è un abuso infantile. Ma il problema non è che noi italiani o noi inglesi, cioè le evidenze di questi medici americani che finalmente hanno trovato il coraggio, come diceva Orwell, rivoluzionario, di dire la verità, è sotto gli occhi di tutti, cioè noi non possiamo, solo perché c'è una moda corrente che vorrebbe, attraverso una estrapolazione, di difendere ed eliminare la discriminazione rispetto a queste tendenze, passare poi a imporre come dittatura culturale un modo che viene definito normale, e normale non è. È una manipolazione culturale molto forte, e contro le manipolazioni culturali, contro la verità della persona umana, bisogna ovviamente respingerle e combatterle. Ecco, Maria scrive: chi fa queste scelte estreme è perché non ha messo Dio al primo posto. Se lo avesse fatto, lui gli avrebbe dato la forza e l'amore per condurre una vita in grazia. Penso che sia anche allora, così. Io direi una cosa: c'è un libro di Luca di Tolve che ha Bellissimo. Vissuto il problema dell'omosessualità. E il rapporto tra l'omosessualità e la fede, lui proprio lo dice chiaramente, l'ha superato. Lui ha superato grazie a un atto di fede, perché così racconta nel suo libro. Io dico, tutto ciò che ho letto da un punto di vista scientifico, anche sociale e di conoscenza personale, io lo conosco personalmente, dopo essere stato a Medjugorje, lui ha detto che è cambiata la sua vita, si è sposato, ha due figli, e la cosa brutta di questa storia non è questo cambiamento così
veramente eccezionale legato alla fede, ma è che se lui parla in un certo modo del mondo a cui apparteneva, ovviamente lui deve vivere scortato da alcune guardie del corpo, perché ci sono stati dei tentativi di fargli del male. Questo è brutto, perché se le cose vengono dette nella verità, uno si deve difendere dalla verità. Perché questo modo tenebroso di giocare sui sentimenti umani e sulle future generazioni? Questa è una manipolazione che veramente, a questo punto lo uso il termine, diabolica. Grazie professore Noia. A conclusione di questa bella intervista e chiacchierata molto informativa e ricca di spunti, le voglio fare una domanda che non c'entra nulla con il tema, però ci tengo perché so che appunto è appena tornato da poco. Lei è stato a Medjugorje, vuole condividere brevemente questa sua esperienza? Ma io non è la prima volta che ci vado, perché c'ero stato proprio dei colleghi internazionali. Sono stato già 4 volte, la prima volta sono stato con insieme a Frank Kervenach, il direttore della Cornell University, perché fece un convegno a Sarajevo dove chiamò alcuni colleghi europei e americani per fare un convegno in cui l'introito sarebbe andato a cercare di ricostruire la biblioteca di Sarajevo che era stata distrutta. Io andai in quella occasione, parlo 22 anni fa, c'erano pochissime cose, però allora, come recentemente, ho visto che è una cosa molto bella. Non sono andato lì per vedere segni, perché il segno me lo portavo nel cuore. E proprio perché me lo portavo nel cuore, che era questo ringraziare Dio del fatto che la vita è un dono meraviglioso e che mi ha, come medico ginecologo, fatto e posto vicino alla difesa della vita e della verità sulla persona umana, sono andato lì a ringraziare. Ebbene, ai piedi del podbolo un gruppo di persone scendeva, ci sono incontrati con un amico che ci accompagnava e mi ha detto: questo è il professor Noia. Cioè, lei è il professor Noia, quello che io lo inseguo da 18 anni. Beh, 18 anni come ho fatto? Non devo... cioè, professore, insomma, per dire che questa donna, che tra l'altro aveva un'altra amica che aveva perso un bambino al quinto mese, allora quel gruppo di persone ci guardi, vedi una parola di consolazione per questa donna che ha perso il proprio figlio. Allora io scherzando ho detto: venga qui che l'abbraccio, che io ho l'abbraccio terapeutico. Allora a quel punto si sono messi tutti a sorridere, questa donna che piangeva l'ho abbracciata nel nome di Maria, e questo fa capire come la Madonna c'ha una maternità per tutti, per coloro che la cercano un cuore sincero. E poi nell'albergo ho trovato uno che diceva: ma a me la Madonna non mi ha fatto la grazia, perché è morta mia moglie a 52 anni, dopo 18 giorni è morto anche il suocero, e il nipotino che portava in grembo mia nuora non ce l'ha fatto, ha avuto 3 lutti in un mese. Quest'uomo però, piangendo, mi aveva talmente colpito che io, senza rendermi conto, mi sono messo a piangere con lui. Cosa vuol dire? Che la Madonna mi aveva fatto sentire il grande dolore di questa persona, il quale il giorno dopo mi ha detto: adesso mio figlio ci vuole riprovare ad avere un bambino, però me lo devi inseguire tu sto bambino. E ho detto: boh, la Madonna ci ha fatto incontrare, speriamo di poter aiutare anche tua nuora. Che bello, grazie professore per aver condiviso anche questo. Fra l'altro io ci tengo a dirlo pubblicamente, lei è una persona che io stimo tantissimo, sia per la sua grande professionalità che per la sua grande fede, quindi ascoltarla è sempre un immenso piacere. Vi do l'ultima notizia, è questa: lunedì al Gemelli, dinanzi a quasi 600 persone, ci sono tantissimi giovani studenti specializzanti, abbiamo ricordato che 35 anni fa Madre Teresa venne al Gemelli e fece un invito a tutti i medici: a voi medici di questo policlinico io dico, se c'è una donna che non vuole il proprio bambino, datelo a me, me lo prendo io. Ecco, furono le parole con cui io ho iniziato a lavorare con le suore missionarie della Carità, le suore di Madre Teresa, e da allora 4.500 ragazze madri hanno partorito al Gemelli. Ho fatto più di 8.000 procedure di cure al bambino in utero, la terapia fetale, le cure palliative, e l'ultima nata appunto la fondazione Il Cuore in una Goccia, che prende spunto dalla parola di Madre Teresa: metti la tua goccia e arriverà l'oceano di Dio.
Bellissimo, grazie professore. Concludiamo col suo motto che mi piace tanto. Come? Concludiamo con il suo motto che mi piace tanto. Ah, con noia si partorisce con gioia. Grazie professore, grazie di essere stato con noi, ci risentiamo grazie prossimamente. Buonasera. Buona serata. Buonasera. Grazie a tutti voi amici per averci seguito, devo dire è stata una puntata davvero interessante, ricca di spunti, dove la testimonianza è sempre presente nei nostri cuori, sempre presente anche nelle nostre puntate. Io vi ringrazio e vi invito nuovamente a seguirci perché ci saranno nuove testimonianze, nuove storie, nuovi argomenti su cui dibattere e chiacchierare insieme. Ecco, vi invito a vedere le dirette nella mia pagina Rita Sberna, pagina pubblica, non più nel profilo, mi raccomando, le dirette da ora in poi verranno fatte nelle pagine proprio per dare la possibilità a tutti, anche a chi non mi è amico giustamente, di poter guardare la diretta ed essere sempre informato su tutte le testimonianze. Ovviamente trovate la testimonianza in differita sul mio canale YouTube Rita Sberna. Vi auguro una buona serata e grazie a tutti voi.